Ministro Bonetti, la CEI lancia l'allarme povertà, famiglie in difficoltà. Che tipo di interventi sta pensando di attuare il governo? Beh, innanzitutto è un appello al Paese, alla responsabilità della politica. Il nostro governo ha voluto promuovere, ripartire proprio dalle famiglie, dall'investimento nelle famiglie, con l'approvazione del Family Act in Consiglio dei Ministri. Il primo pezzo è stato già approvato alla Camera dei Deputati, l'assegno unico universale votato da tutto l'arco parlamentare. È un segno di speranza importante, perché l'umanità oggi è chiamata a ripartire restituendo alle persone, alle donne e agli uomini, la possibilità di avere una speranza, di alzare lo sguardo e di dire che da questa esperienza c'è un domani. Le famiglie devono essere riconosciute come soggetti capaci di contribuire al bene comune attraverso l'esperienza della genitorialità, quindi l'assegno unico universale, l'educazione, una dimensione di corresponsabilità tra gli uomini e le donne, incentivi e promozione del lavoro femminile per i giovani, perché da questo tempo di fatica, di sofferenza, possiamo ripartire solo se sappiamo restituire davvero il coraggio della speranza che osa il domani. Lei ha appena incontrato il Vescovo Aiello, che si sta battendo molto insieme ad altri suoi colleghi per le aree interne. Cosa può fare il governo? Questa richiesta è arrivata anche a Mattarella. C'è qualche provvedimento, qualche azione che si può fare? Io sono convinta che la parola chiave di questa ripartenza sia connettere, e quindi condivido fortemente la battaglia e l'attenzione che viene posta sul tema delle aree interne, perché il nostro paese è fatto di comunità che vivono di tradizioni, di storie, di incontri, di prospettive, di comunità che vivono anche in territori che devono essere valorizzati per la loro peculiarità e quindi connesse. Quindi cosa può fare il governo? Il governo può innanzitutto valorizzare le specificità territoriali, creare quelle infrastrutture fisiche, le infrastrutture, il piano Sciocca che stiamo cercando di portare avanti, ma anche le infrastrutture di carattere di servizi sociali, relazionali, per far sì che non ci siano più dei centri e delle periferie nella nostra bella Italia. L'Italia è un'esperienza di comunità diffusa, e queste comunità, questa comunità fatta di comunità, deve vivere anche del protagonismo di queste aree.